È impossibile che un'area del genere, diciamo, venga messa a tacere il disastro per tutti questi anni. La ruspa della forestale ha scaricato un fusto in diretta proprio, stiamo trovando terre esauste di colorazioni varie. Cristallo di colorazione blu. Mi sono sversato di tutto. La discarica di rifiuti interrati più grande d'Europa. Noi riteniamo di sì. Siamo nell'area della ex Pozzi Ginori, a pochi chilometri dall'uscita di Capua dell'autostrada A1. Qui da alcuni giorni il Corpo Forestale dello Stato ha cominciato degli scavi, quello che è emerso è davvero inquietante. In diretta proprio, stiamo trovando terre esauste di colorazioni varie, si vede dal rosso carminio appena uscite e poi ossidate si sono trasformate in un colore rosa pompeiano, al colore grigio chiaro, in altri luoghi colore antracite, abbiamo trovato fusti come si può vedere contenenti solventi liquidi e solventi cristallizzati, vernici, sostanze chimiche in genere, poi abbiamo trovato anche sostanze edili, materiali edili, ovvero sia che servono perché danno struttura alla discarica. Cioè, che cosa intendo dire? Che in realtà questa è una mega enorme discarica che stimiamo dalle nostre indagini e dalle informazioni di circa 2 milioni di metri cubi di rifiuti. La discarica di rifiuti interrati più grande d'Europa? Noi riteniamo di sì. La ruspa della forestale ha scaricato un fusto, il fusto è sigillato, quindi si stanno avvicinando gli uomini dei vigili del fuoco e del corpo forestale per capire qual è il contenuto e con loro anche i tecnici dell'ARPAC. Questo che tipo di rilevatore è? Questo è un rilevatore di gas infiammato, tipo ammonio infiammato. Questo qua per la radioattività. Tra i reperti che sono stati ritrovati si riconoscono anche dei rifiuti cristallizzati, solventi cristallizzati. Ecco un cristallo di colorazione blu acceso. Da dove vengono? Beh, sicuramente sono attività industriali. Dato che siamo in una zona industriale, dobbiamo ragionevolmente supporre, finché le prove giudiziarie non ce lo confermeranno, quindi è un momento di presunzione, di seria presunzione investigativa, che si tratti di una buona parte di produzione locale. Questi rifiuti hanno una firma? Questi rifiuti ovviamente hanno una tracciabilità. Lì sotto ci sono rifiuti edili, come potete vedere, saranno almeno 10 metri di profondità. E questi qua invece portano proprio chiaramente la scritta Pozzi Vernici. Questa è un'industria chimica che faceva vernici e faceva anche sanitari per i bagni, quindi infatti la maggior parte dei rifiuti che stanno emergendo sono proprio rifiuti intombati negli anni 80, molti operai, alcuni anche morti di tumore purtroppo, che adesso sono anziani, ci raccontano che qui è stato sversato di tutto. Noi abbiamo segnalato questo sempre negli anni, abbiamo fatto presidi e cortei qui, ma le istituzioni hanno sempre detto che qui non c'era un problema. Beh, certo, dal punto di vista ambientale questo è un territorio, oggi questi 25 ettari sono certamente devastati, tant'è vero che noi procediamo per disastro ambientale. Non è un qualcosa come gli scavi che si sono realizzati in questi anni in aperta campagna, piuttosto che in aree periferiche in cui venivano sversati rifiuti. Parliamo di un'area che è compresa all'interno di una zona industriale e quindi
ciò fa pensare ad evidenti responsabilità di chi in quell'area lavorava, anche perché se qualcuno ha sversato in quei territori non si poteva non sapere, non si poteva non vedere anche delle aziende che stanno là dentro. Finalmente si riuscirà a risalire ai responsabili di questo scempio? Beh, questo è un bel banco di prova e forse anzi è il più importante alla luce della nuova legge, per cui proprio la tracciabilità dei rifiuti che stanno emergendo e che noi stiamo già tracciando ci porterà probabilmente alla richiesta di misure cautelari. Di chi è la responsabilità di questo scempio? Le responsabilità sono veramente di tutti quanti, parliamo di piccoli paesini che sono tra i 6.000 e i 7.000 abitanti, Calvi, Sparanese, Pignataro, ed è impossibile che un'area del genere, diciamo, venga messa a tacere il disastro per tutti questi anni. Pensate che alla fine in quest'area ex Pozzi, qui sono gli scavi, a 100-150 metri c'è il sito dell'ex, sempre che appartiene all'ex Pozzi, dove vogliono costruire una centrale a biomasse da parte dell'imprenditore Francesco Iavazzi. Bene, e siamo comunque a 200 metri dalla centrale termoelettrica di Cosentino, il grande affare. Ovviamente noi ci aspettiamo in questo momento che, nel momento in cui stia uscendo tutto questo disastro in questa precisa zona, che si cancelli definitivamente il progetto della centrale a biomasse. Il rischio è sempre quello di scoperchiare un territorio devastato dai veleni e lasciare tutto così. La bonifica quando si farà mai? Tempo non ne abbiamo più a disposizione. Se esce fuori una situazione del genere, dopo che si è scoperchiato il vaso già tempo fa, con tutto quello che è successo nei vari territori, è necessario intervenire con prontezza e soprattutto con determinazione, facendo attenzione agli aspetti che sono legati alle infiltrazioni criminali in questo senso. Chi deve farlo? Lo Stato.